Egregio signor Presidente del Consiglio regionale, egregio signor Presidente della Giunta regionale, onorevoli membri della Giunta e membri tutti di questo importante Consiglio, vi sono grato per l'invito a visitare il Consiglio regionale e a intrattenere questo dialogo con voi. E mi scuso ancora una volta per aver dovuto rinviare l'incontro fissato prima di Natale. Ritengo questa vostra proposta un gesto di amicizia civica, con cui viene riconosciuto l'apporto che la Chiesa ambrosiana vuole offrire alla società plurale che oggi caratterizza anche la nostra regione. È stato per me naturale accogliere questo invito perché è iscritto un po' nella mia storia episcopale. Fui invitato nelle aule ufficiali a Grosseto, sia in comune che in provincia, allora guidate dal Partito Comunista. Fui invitato a Venezia dal sindaco Cacciari nell'aula comunale, dal presidente della regione Galan, dal presidente della provincia Zoggia. È parso perciò a me del tutto naturale accettare questo invito anche per questa esperienza personale, legata ovviamente non alla mia persona o alla mia storia, ma solo al mio ministero, a ciò che più o meno degnamente cerco di rappresentare. Tuttavia la mia presenza in questa sede prestigiosa mi rende ben consapevole dei limiti oggettivi del mio intervento. Esso vuole essere solo un contributo del rappresentante di una istituzione con rilevanza pubblica, la Chiesa, un semplice apporto teso a trasmettere il tesoro di ideali, di legami, di conoscenze, di risorse che i nostri progenitori ci hanno consegnato. L'umanesimo che ci ha generato ha bisogno infatti di essere non solo trasmesso, ma immesso nella nuova cultura di oggi, frutto di una accelerazione della tecnica e delle tecnologie che non ha analogie con il passato, è realmente un inedito. I cattolici, come tutti i lombardi, vivono in prima persona il travaglio della nostra società in questo inizio del terzo millennio. La crisi economica che stiamo vivendo e che segna in profondità il presente della Lombardia, ne abbiamo avuto nei tre interventi ampia descrizione, è molto più grave di quanto le nostre previsioni abbiano immaginato. Lo è per durata, per estensione e purtroppo per capacità di fiaccare la nostra speranza. Però il nostro errore di previsione dipende da, secondo me, da un difetto nella lettura. La vediamo solo come una crisi economica, e non per quello che è veramente un travaglio di civiltà che lascia pensare ad una nuova nascita all'inizio del terzo millennio. È segno di questa miopia il fatto che, non accettando di cambiare profondamente i nostri stili di vita, continuiamo a immaginare scenari futuri che ci riportino a come eravamo e che però alla fine ci lasciano paralizzati. A tale travaglio si lega l'esigenza di trovare una nuova sinergia tra le capacità, le risorse, i progetti per una società civile avanzata come la nostra, che, come ho già avuto occasione di dire in altre sedi, patisce una frustrante sproporzione tra le sue grandi potenzialità e le sue effettive possibilità.
Consentitemi di ritornare con qualche ulteriore approfondimento su questa diagnosi. Comprendere le ragioni di tale sproporzione nella prospettiva del bene comune fa parte del compito che ci attende e costituisce nello stesso tempo l'unica strada realistica per affrontare il futuro. In particolare, l'arte della politica, come già dicevano gli antichi, implica il continuo lavoro per gestire, mediante il compromesso nobile, la sproporzione tra questi due fattori, potenzialità ed effettive possibilità. Non posso, in questa sede, né ho la competenza per farlo, richiamare i lineamenti di quella che Edgar Morin definisce la società complessa. Una situazione, questa nostra, che non consente semplificazioni né a livello teorico né a livello pratico, imposta dalla frammentazione dominante che sembra concedere solo sintesi parziali. La nostra è, per così dire, una società a schegge di diamante, preziose, ma schegge. Mette alla prova l'esperienza singola e collettiva, e tuttavia sarebbe un errore concludere che essa tolga la possibilità di governare. Richiede piuttosto di ripensare e aggiornare il rapporto tra i diversi e complementari fattori costitutivi della vita associata, l'identità e la pluralità, la realtà e la sua comunicazione, le strutture e la capacità di creare iniziativa. Tuttavia, per descrivere la sproporzione tra potenzialità e possibilità, mi sia permesso fare riferimento a qualche fenomeno a tutti noto. In Lombardia ci troviamo di fronte al paradosso di un'apertura crescente alla dimensione internazionale per quanto riguarda l'economia e la realtà dell'export. E insieme, dall'altra parte, alle forti perplessità, quando non vere e proprie resistenze, con cui talora affrontiamo la realtà destinata a crescere della immigrazione nelle nostre terre. Un dato però è sotto gli occhi di tutti, ce lo ha richiamato il rapporto Caritas Migrantes del 2013. Il processo di invecchiamento della nostra società viene rallentato soprattutto grazie all'apporto degli immigrati. Mentre lo sviluppo delle esportazioni mostra la nostra capacità di andare incontro a mercati lontani e culturalmente assai diversi dai nostri, si pensi agli Stati Uniti, ma soprattutto all'Asia, tale capacità di apertura sembra venir meno quando si tratta di affrontare equilibrate politiche di integrazione nel rispetto della legalità. Invece gli immigrati rappresentano una potenzialità, ma se non ci decidiamo a tradurre questo processo di meticciato di civiltà in una possibilità effettiva, il nostro futuro sarà più difficile. Un altro carattere proprio dell'attuale frangente storico è la situazione in cui versa la famiglia. I nuclei familiari, secondo gli esperti, aumentano, ma sono sempre più piccoli. Inoltre cresce il numero delle persone che vivono sole e delle coppie senza figli, anche se quelle con figli continuano a rappresentare la struttura familiare più diffusa in Lombardia. Suscita poi grandissima preoccupazione l'incidenza della crisi economica sulle famiglie con più figli e con anziani a carico. Inoltre, il crescente indebolimento del legame matrimoniale, come dimostra il dato delle separazioni in aumento, infragilisce il nostro tessuto sociale e crea nuovi poveri. Infine,
Mi preme fare un cenno al costante incremento delle famiglie in condizioni di povertà assoluta e di grave vulnerabilità. È vero, questa situazione trova in Lombardia come riscontro una estesa e solida rete di opere di volontariato e non profit, tra le quali senz'altro occupano un posto significativo le variegate realtà sorte dalla vita delle diocesi, delle parrocchie e delle aggregazioni di fedeli. Questo per dire che la famiglia, nel senso classico del termine, costituisce una notevole potenzialità per il nostro futuro. Ma se mancano politiche familiari adeguate, essa è impedita di diventare una efficace, effettiva possibilità. Indubbiamente si potrebbe, in questa chiave interpretativa legata al binomio potenzialità-possibilità, far riferimento a molti altri esempi relativi ad aspetti sostanziali della nostra vita sociale in cui emerge questa sproporzione che rallenta il nostro cammino. Penso all'università, alla scuola, al mondo del lavoro, soprattutto giovanile, all'imponente rete culturale di musei, di monumenti, di biblioteche, di teatri, di itinerari della nostra regione, alla questione dell'istruzione, con particolare attenzione alla necessità di favorire un'effettiva libertà di educazione, alle prestazioni sanitarie e assistenziali, alla cura delle fragilità e delle emarginazioni, ai centri di eccellenza nell'ambito della ricerca, alla promozione dell'agricoltura e dell'industria, ai problemi della sicurezza, alle questioni legate alla mobilità e ai trasporti. Tutti voi siete costantemente impegnati su questi temi e quindi la considerazione della sproporzione tra potenzialità e possibilità effettive, penso, vi starà a cuore. Una certa frustrazione, quindi, data da questa sproporzione, cui si somma la complessità della vita della nostra regione, diffonde un disagio palpabile tra i cittadini. Lo si tocca con mano visitando tutti i sabati e le domeniche le parrocchie, incontrando le persone. Un disagio che però non è sempre ben identificato. Un disagio che per il travaglio più che epocale di cui ho parlato può essere chiamato con una celebre espressione un vero e proprio disagio di civiltà. Esso non deriva solo da condizioni strutturali e istituzionali, locali o nazionali. Più profondamente nasce da una difficoltà intrinseca al nostro tempo, in cui né l'energia spirituale e morale per unificare l'esistenza, né la capacità ideale e affettiva di progettare il futuro sono beni facilmente reperibili. Infatti, è parte dell'attuale frangente storico, appunto, la mancanza o piuttosto la presenza di estese fragilità antropologiche che fanno sembrare l'uomo contemporaneo sprovvisto di una unità di senso per l'esistenza e privato in tal modo di una identità personale di riferimento. È in questa prospettiva che mi sento di affermare con forza che anche la nostra regione ha bisogno di un nuovo umanesimo, che ovviamente non disgiunga un progetto storico concreto, che è di capitale importanza, da una costruttiva discussione sull'umano, cioè su tutto l'uomo e su tutti gli uomini, e sull'ideale, una discussione certo impegnativa, ma carica di speranza per una effettiva rinascita. Oggi, infatti, ripensare il mondo senza ripensare l'uomo significa che cosa?
significa affidarsi esclusivamente ad uno scenario di gestione tecnocratica globale che sta, a mio avviso, diventando preoccupante. Senza ripensare l'uomo, senza riproporsi quindi la questione di una comune, al di là di tutte le differenze, grammatica dell'uomo, finiamo per ridurci al fatto che l'unico sapere e l'unico saper fare di cui l'uomo contemporaneo si sente certo sia il sapere, solo il sapere tecnoscientifico. Questo, su grande scala, vuol dire primato dell'economico-finanziario, della rete, della comunicazione, della biopolitica, in ultima analisi il primato di un regime, fra virgolette, tecnocratico, in cui i criteri del potere tecnico condizionano tutti gli altri, condizionano i criteri politici, sociali, etici, culturali, religiosi. Non solo li condizionano, ma tendono a dominarli, privandoli della prima e indispensabile risorsa che è il soggetto umano in quanto tale, soggetto personale e comunitario, capace di mettere continuamente in discussione se stesso per migliorarsi, vero motore di progresso. L'unità dell'esistenza dell'uomo e prima ancora l'unità dell'esperienza che oggi compie sono oggi divenute altamente problematiche, non tanto in termini di contenuti che vengono astrattamente richiamati, ma in termini di vissuto quotidiano, di identità reale. La difficoltà maggiore oggi è interna ad ognuno di noi, ad ogni singola persona, è appunto a livello della grammatica elementare dell'umano. Ed invece è proprio qui che sono in gioco la capacità di fare esperienza e di far fare esperienza ad altri, e quindi di comunicare esperienza e pertanto di produrre socialità e di generare vita comune. Lo si vede bene nei nostri stili di vita. Viviamo frammentati in una miriade di informazioni, di conoscenze, di saperi, a tal punto che quando affrontiamo un aspetto della nostra esistenza è come se di tutti gli altri non avessimo più memoria, quasi non esistessero. Viviamo a compartimenti stagni, scheggiati appunto, facendo riferimento ad esperienze logiche autonome tra di loro e di fatto non comunicanti, perché non integrate in un sistema di ideali, di valori omnicomprensivo. Ci comportiamo come se non avessimo un'ipotesi esistenziale che ci renda capace di interpretare unitariamente tutta la realtà che pure viviamo. Siamo così attaccati in modo quasi ossessivo ad ogni particolare e per questo ci appoggiamo all'enorme potenza di memoria quantitativa dei nuovi media, ma a ben vedere non è questa la vera memoria. Siamo dominati di volta in volta da una logica etica, in genere sul piano di una coscienza che non ammette tribunali, e poi da un'altra parte da una logica economica, il più delle volte sganciata da quella del bene comune, e poi una logica tecnica, in cui la sofisticazione e la complessità sono beni in sé indipendentemente dalla loro utilità, e persino da una logica artistica intesa come arte fine solo a se stessa, e infine da una logica politica che può cadere spesso in una logica del potere per il potere, e così via. La frammentazione, la scheggiatura. Non possiamo ovviamente negare che in Occidente l'espansione di queste logiche particolari
ha favorito un'enorme efficienza di tutti i processi di sviluppo, per questo ho parlato di schegge di diamante, ma ha anche creato un problema nuovo. È venuto a mancare qualsiasi quadro di riferimento unitario ed omnicomprensivo ampiamente condiviso, entro il quale le diverse logiche possono trovare contrappesi e reciproche compensazioni. Si pensi alla difficoltà che ogni uomo, ogni donna incontra nel comporre oggi condotte razionali e vita affettiva, due mondi separati. Istanze di etica pubblica, uguaglianza, solidarietà, giustizia ed ethos privato. Spesso cadiamo a questo livello in individualismi possessivi e il nuovo nome dell'individualismo sembra essere il narcisismo. Aperture globali ed egoismi locali, desiderio di dialogo con tutti e settarismi. Pretese di verità tecnoscientifica rigorosa con cui governare tutto il mondo e scetticismi sull'idea stessa di verità. Per tutto questo è un quadro realistico ma non pessimistico che sollecita la nostra speranza perché la realtà è sempre la miglior consigliera. Per tutto questo affrontare il travaglio di civiltà in atto chiede, secondo me, di ripensare l'uomo, cosa che diamo per scontato. La Chiesa pensa umilmente di poter dare un contributo per la sua lunga storia, non indifferente di conoscenza circa la grammatica dell'umano, non per una sua capacità o per una capacità o per merito degli uomini di Chiesa, ma in forza del suo evento costitutivo, quello di Gesù Cristo che, come ci ha ricordato il Vaticano II, getta luce vera sul mistero dell'uomo. L'umano di cui la Chiesa parla, l'uomo di cui la Chiesa parla, la Gaudium et Spes lo sottolinea, è l'uomo concreto, non l'uomo astratto. E il suo parlare non deriva da un patrimonio dottrinare, ideologico e cristallizzato, come ha detto Papa Francesco. Non deriva anzitutto neanche da codici normativi, né da tradizioni rituali prese in se stesse, non deriva da particolari competenze concorrenti con altre, ma dal rapporto con una persona vivente, dall'imponenza di Dio nella vita dell'umana società. Dal senso del trascendente, se uno non arriva a credere in Dio, per costruire una buona società. Per questo la Chiesa, in tutte le culture e in tutte le circostanze storiche, intende offrire contributi per il rinnovamento e ricomposizione dell'unità delle persone. La Chiesa, in prima istanza, non entra in concorrenza o in contenzioso con nessuno. La Chiesa in prima istanza non entra in concorrenza e in contenzioso con nessuno, ma dà notizia, Evangelo, e rende disponibile a tutti un contributo di rigenerazione dell'umano, di cui la storia ha sempre bisogno, soprattutto in alcuni decisivi tornanti. Comunque, per tornare e concludere alla nostra realtà lombarda, anch'essa società complessa, essa non manca, come il vostro lavoro, ho visto la mostra della storia della regione dimostra, non manca di grandi risorse. La prima delle quali è forse rappresentata dalla sensibilità di tutti coloro, come voi siete, che, secondo le più diverse appartenenze e posizioni culturali, avvertono come questione essenziale la domanda: chi vuole essere l'uomo del terzo millennio? È una scommessa, e questo è il carattere che ha assunto all'inizio di questo terzo millennio. L'uomo di oggi vuole essere un io in relazione? Vuol pensarsi in piena libertà
e in profonda solidarietà, o è e vuole essere solo il suo proprio esperimento, solo ciò che le grandi scienze biogenetiche e le neuroscienze di volta in volta scopriranno. Mi sembra una questione decisiva anche per il rinnovamento civile in ogni suo settore e livello. Su questo contenuto decisivo dell'umano convivere, la Chiesa ambrosiana è interessata ad approfondire o a instaurare un confronto con tutti e a operare insieme in tutti i modi opportuni, ovviamente nel pieno rispetto delle dovute distinzioni. L'apertura ad un ininterrotto paragone circa il bene sociale, rappresentato dal fatto che dobbiamo in ogni caso vivere insieme. La società plurale deve comprendere bene questo dato. Allora, questo bene sociale ovvio domanda però una scelta politica. Il vivere insieme è un bene sociale che deve essere trasformato in una scelta politica, che rendano questo bene un bene ricercato, voluto, tanto più nel contesto contemporaneo di pluralismo inedito e di identità problematiche. La verifica di tale indomabile impegno è la costruzione di una società civile che valorizzi tutte le realtà in campo, favorendo con regole precise l'esaltazione della libertà di ciascuno nel confronto pubblico. Laicità non è costruire spazi neutri, una notte in cui tutte le vacche sono nere e così non si vede più nulla, ma ambiti in cui si raccontino e si lasciano raccontare tutti i soggetti in campo a tutti i livelli con regole precise, luoghi di crescita antropologica, di identificazione delle identità personali, di cura delle relazioni, di aiuto alle nuove generazioni, alla famiglia, alle istituzioni educative, di promozione di lavoro aggiornato secondo adeguate risorse tecniche e economiche, ben consapevoli che l'esperienza del lavoro che deve diventare accessibile alle nuove generazioni non è solo un fatto tecnico ed economico, ma anzitutto formativo, relazionale, culturale. In questa prospettiva di vita buona, la Chiesa parla di opzione preferenziale per i poveri, dando a questa categoria, sono parole molto profonde di Papa Francesco, un valore teologico prima che culturale, sociologico, politico e filosofico. Partire dai poveri significa riconoscere che essi sono obbligati a quella necessaria unificazione essenziale di vita che noi ricchi, grazie alle nostre possibilità, possiamo permetterci di rimandare. In questo senso, dalla loro esperienza, dall'esperienza dei poveri, possiamo imparare molto. Un'ultima notazione. A proposito di bene comune e di pace sociale, Papa Francesco, nell'esortazione Evangelii Gaudium, ha richiamato quattro pilastri fondamentali. Dare la precedenza ai processi, rispettando quindi il primato del tempo sullo spazio. Far prevalere l'unità sul conflitto, la realtà sull'idea e, punto delicatissimo, il bene del tutto su quello della parte. In questa affermazione del Santo Padre è ben identificato, secondo me, il dovere di ogni istituzione politica, in modo particolare di quelle, come la vostra, che sono a maggior contatto con i cittadini e il territorio. L'Expo 2015 rappresenta, in questo senso, rappresenterà e già rappresenta uno straordinario banco di prova. Mentre rinnovo la mia riconoscenza per avermi accordato la possibilità di questo incontro, esprimo la vicinanza
a tutti, a ciascuno di voi, per il vostro delicato compito. E assicuro il contributo della Chiesa ambrosiana e di tutte le chiese appartenenti alla metropoli di Milano, capillarmente presenti tra il popolo, assicuro realmente il nostro contributo a tutti gli attori della nostra società lombarda. Grazie.